Salve a tutti ragazzi. Allora, aspettate un secondo che metto un attimo il telefono. Scusate un attimo, lo metto, vediamo un poco. Eccolo qui più o meno. Sì, eccolo qui, eccolo qua. Scusate, c'ho un po' di lavoro perché oggi ho dovuto un attimo fare delle. Aspettate che lo metto meglio. Ho dovuto fare anche, diciamo, dei progetti. Quindi sono. Ricordo che sono un ingegnere. Eccolo qua. Avevamo così. Portacci via. Ne metto io qua, va. Allora, rega, ecco qui. Allora, parliamo di Akan Çalhanoğlu. Lascia questo per la merda. Lascia questo per la merda nerazzurra. Cioè, ragazzi miei, ma che cazzo stiamo dicendo? Cioè, veramente, come ho visto anche l'opinione di molti youtuber, ho visto l'opinione di Sickwolf, Romanista Doc, l'opinione di Alex Restelli Rossonero, il grande Rasta, l'opinione di questo, quell'altro, cioè, io ne ho viste di tutti su YouTube per farmi un'idea, diciamo, io ce l'ho già la mia, però per fare un piccolo confronto. Perfino, allora, lui da romanista, Sickwolf, la mia simpatia per la Roma, vedo che non è così in corrisposta, perché tipo Sickwolf ha detto che da tifoso un romanista neutrale dice che l'Inter ha fatto un colpaccio. È vero, a parametro zero ha fatto un colpaccio, perché comunque al posto di Eriksen, che non potrà giocare perché ha avuto problemi al cuore, si farà installare una cardio, aspetta com'era, defibrillatore, una cosa del genere. Non poteva giocare in Serie A per il fatto che non vogliono responsabilità e vabbè, lo sappiamo. Però non mi sembra una cosa giustissima. Però ragazzi, io odio l'Inter, però non mi sembra una cosa giustissima questa. Però, perché quando uno è un giocatore devi farlo usare, ti assumi le responsabilità, belli miei, non è che. Però non è questo il tema. Allora, tornando al fatto di Çalhanoğlu, diciamo, Sickwolf ha detto che secondo lui, oltre ad essere un gran tradimento, è una cazzata, perché dall'Inter guadagnerai 5 milioni più bonus, anche al Milan potevi guadagnarteli, solo che questo unisce. Quel che ha detto Alex Restelli Rossonero, vi cito tutti quanti ragazzi, perché per me la vostra opinione è importante, non la vostra, dico, anche la vostra, i commenti, alcuni almeno, tranne quelli che mi prendono in giro, perché alla fine di me non, a me non me ne fotte niente di loro. Però dicevo, l'opinione di Alex Restelli, questi grandi youtuber tra milanisti, romanisti o neutrali, sono importanti per me la loro opinione. Come ha detto Alex Restelli, Paolo Maldini, leggenda del calcio assoluta. Secondo voi, guardandoci Çalhanoğlu in faccia, che non ha fatto vincere mai e non ha mai fatto vincere un cazzo al Milan, secondo voi, guardandolo in faccia, gli ha detto tu conti qualcosa per il Milan? Secondo voi, guardandolo in faccia, ha detto io ti voglio rinnovare perché sei importante per i rossoneri, ci hai portato a vincere qualcosa? Cosa ci ha fatto vincere Çalhanoğlu? Nulla. Voi direte perché il resto della squadra no? È vero, però attenzione, Çalhanoğlu le volte non ha fatto vincere nulla, però le altre schiere di giocatori con Kier e Ibra la squadra è salita, non abbiamo vinto nulla, e ve credo, ma perché siamo ancora giovanissimi a parte loro due, capito? E invece il Milan di Montella vinse la Supercoppa italiana, perché lo vinse? Perché quella squadra aveva, non aveva gran giocatori, ma aveva comunque le palle, cioè al posto di Çalhanoğlu chi giocava? Juraj Kučka. Kučka già meglio, Bonaventura era già meglio se paragonato a lui, cioè, e questo è il fatto, ragazzi miei, cioè, i giocatori che fanno la differenza si vedono, per fare un esempio di Çalhanoğlu, cioè, non è un giocatore che ti fa la differenza abissale tra noi, cioè, tra noi tipo gli avversari, non è che fa la differenza. Kan, dicono il Milan, c'è la nuova dipendente, non è vero. I gol essenziali li ha fatti, però per la qualificazione all'Europa League è in un girone facile, cioè ragazzi, io posso capire Aug che è forte, ma il Bodø/Glimt era scarso, il Rio Ave era scarso, il Milan ha faticato, è solo perché la maggior parte dei giocatori non c'era o per infortunio, perché magari erano assenti, queste cose qua. E quindi purtroppo, poi d'altronde diciamo, manco riposati, quindi siamo stati costretti a fare un turnover ampio. Bennacer c'era solo per Rio Ave Milan, non c'era per Bodø/Glimt, Milan Bodø/Glimt. E poi comunque la squadra si è mostrata comunque superiore, cioè io lascio stare gol o non gol, alla fine, come se la liscio sempre, ma mi piace troppo sta maglietta, se si rovina me ne farò un'altra. Comunque dicevo, praticamente se, cioè alla fine quelle squadre erano abbordabili, non era una cosa impossibile. Çalhanoğlu non ha lasciato un segno
della sua, diciamo, onnipotenza con una squadra forte. L'ha fatto con le scarse nel derby contro l'Inter, Inter Milan, 1-2 per il Milan. In quelle azioni doc, Calabria si è dribblato a Perisic, l'ha fatto secco. Tselemakers si è dribblato Barella mettendolo in culo a, diciamo, appunto, a uno dei centrocampisti più forti della Serie A, c'è da dirlo. Io trovo che Kessié sia più forte di Barella, ma di poco, cioè Kessié è così, Barella è così, capito? C'è poco poca poca la differenza. Però Tselemakers l'ha messo in culo uno dei più forti della Serie A, c'è da dirlo, perché Barella è uno dei più forti. Che ci sta? Ah sì, Çalhanoğlu la prende al centrocampo, la passa a Leao che si dribbla a Kolarov, la passa a Ibra gol 2-0. Però belli miei, Çalhanoğlu era da solo. Se ci avesse avuto un avversario, sicuramente si sarebbe tirato indietro e non avremmo fatto il gol e magari manco vinto quel derby. Cioè, ragazzi miei, c'è da dirlo, Çalhanoğlu non ha fatto tutta questa differenza per il Milan. Cioè, ha giocato bene abbastanza, sì, ma non ha mai fatto la differenza a livelli abissali. Brahim Diaz, tu lo dici, dicono, perché mo se n'è andato? No, io lo dicevo, guardate alcuni miei video, dove l'ho detto, vabbè, di inizio stagione di 2020-2021, guardatelo, vi assicuro, tutto sport, la mia, vabbè, la mia rubrica, perché ormai per me il calcio è un grandissimo tutto, quindi tutti i video che metto, li metto in questa rubrica, perché per me tutto sport è la rubrica che è personale mia su tutti i video del calcio. Comunque dicevamo, provo bene, sto così. Comunque diciamo, ragazzi miei, Çalhanoğlu, scusatemi, Brahim Diaz, l'ho sempre detto che è più forte di Çalhanoğlu. Io spero che il Milan davvero lo riscatti, perché Diaz 20 milioni obbligo di riscatto, e famoli sti obbligo di riscatto, mamma mia, che Diaz è almeno 2-3 volte più forte, perché è ancora giovane, può diventare 4-5, cioè abbiamo un cazzo di gioiello fra le mani, dai! E ora che la 10 è libera, diamola a Diaz la 10, mamma mia. Dicevamo, allora, sono dello sfogo. Per quanto riguarda invece, tornando adesso al discorso appunto del mercato, Maldini sta cercando di riscattare Diaz, ha riscattato Tomori, riscattare Tonali, riscattare Dalot, pigliarsi Giroud, una punta, un'altra punta all'altezza, un esterno di cose, oh, e ma pure il trequartista, cioè la dirigenza del Milan è al lavoro, i soldi non ce l'abbiamo, sì che ce l'abbiamo invece, perché mo adesso arriveranno quelli della Champions perché siamo qualificati. Ecco, per questo motivo i nostri soldi ci contribuiranno, anche l'Inter li ha presi, ma Inter indebitata deve costruire da capo, invece il Milan ha le basi più avanti nel progetto, perché ha le basi per vincere, cioè non dico il campionato, questo non si può dire, però per vincere successivamente ci vorrà tempo, sì, ma non tantissimo, perché la squadra è già cresciuta. Ora servono giocatori d'esperienza e anche buoni giocatori per il Milan, che cresceranno e diventeranno ulteriormente forti. Diogo Dalot, il gol d'oro che ha fatto contro il Verona, me lo ricordo. Krunic, pure il gol che ha fatto là è stato bello. Direte, mo tu dici che hanno fatto più la differenza loro? No, però me lo ricordo perché si sono fatti notare. Çalhanoğlu, a parte il Benevento e essere buoni, magari, che ne so, l'anno gli anni passati qualche gol buono, non ha fatto cose eccezionali, cioè le ha fatto come a loro due, come a Dalot, Krunic, cioè, ma gli ha detto, perché gli devo pagare 4 milioni a te, scusami, cioè, ma vaffanculo veramente, li do a Giroud, magari gli do a qualcuno più d'esperienza di te, che ne sacci, ecco qui, Ibrahimovic 7 milioni o 6 e mezzo, no, 6 più bonus per stare in, no, giocare alcune partite, ma perché dai la carica alla squadra. Ibra ha capito che Ibrahimovic è essenziale, cioè, che dico, Maldini ha capito che Ibra è essenziale per la squadra, capito? E questa è la differenza tra i due. Tornando a Çalhanoğlu, comunque stiamo nel video, l'ho fatto tutti questi bradiramenti per fare paragoni tra Çalhanoğlu, gli anni che ha fatto al Milan, e altri giocatori che adesso che vogliono restare e si accontentano dei soldi che hanno, stanno facendo la differenza. Sergio Ramos non verrà al Milan, ve lo dico, ma anche lui ha dimostrato di essere comunque un ammiratore dei rossoneri. Ha detto: io amo quel club, cioè mi sono simpatici. Ne amo nel senso che lui è madridista, però ha detto: mi sono simpatici. Dopo il Real c'è sempre il Milan nella storia. La Juve vince sì e no, qualche volta in Italia sappiamo tutti, cioè si vince solo in Italia e sappiamo tutti come, cioè non verrà al Milan. Però già Sergio Ramos ha dimostrato rispetto ad Hakan, più rispetto. Tu dici, perché fai questo video se trovi che Çalhanoğlu sia meno forte di Diaz o di altri? Perché mi fa male il fatto che Hakan, tu hai fatto una cazzata, perché la Champions, questa coppa, la giochi pure con il Milan, non la giochi solo l'Inter. L'Inter ha vinto lo scudetto, tu non l'avrai nella bacheca questa cosa. Potessi vincere la Supercoppa italiana con l'Inter, ecco, la vincerei contro la Juve, avrai un trofeo. Ma una Supercoppa pure Romagnoli ce l'ha. Donnarumma è andato via, sì, ma pure Alessietto la tiene.
Pure Calabria la tiene per dirti al Milan, cioè avresti i stessi trofei, pareggeresti i conti con i trofei che hanno i tuoi ex compagni oramai, ma non avresti guadagnato nulla. Vuoi guadagnare vincendo un altro scudetto? Come vuoi, però anche il Milan lo può vincere lo scudo, anche il Milan lo può vincere. Cioè, hai fatto una, come dice Sickwolf, tornando agli youtuber che ho citato, una cazzata. E in tutto questo ringrazio che Gabbomen non l'ho ancora sentito, perché Gabuccio ha delle opinioni veramente belle. Comunque, mo, cosa farò adesso dopo aver lavorato e fatto? Mi guarderò qualche bel video del Milan con la mia maglietta così e andrò a dormire, pensando che se sono un po' ansioso perché comunque Diaz va riscattato assolutamente, ma se riscattiamo Diaz ci pigliamo un altro che possa essere buono, io sono contento, cioè il Milan ha guadagnato un trequartista, anzi due, di livello. Per il Milan servono due punte, purtroppo, perché Ibra non giocherà tutte le partite, non possiamo sempre adattarci con il Fasso 9, serve fare turnover, ma Maldini sa quello che fa. Tranquilli rossoneri fratelli, Maldini sa quello che fa. La società pure Scaroni mi è piaciuto che è sempre un fantasma, dicendo, com'era, aspetta, dicendo, cioè noi offriamo queste cifre ai giocatori, poi se vogliono andare per altre cifre, per cifre più alte lontano dal Milan, che sono affari loro, cioè per la prima volta presidente mi è piaciuto, se lei insomma presidente del Milan onorario per dirle, però mi è davvero piaciuto, lo sa Scaroni, per la prima volta mi è davvero piaciuto, veramente. Tornando al grande Alex Restelli, che lui ha detto queste cose riguardo a Maldini, cioè Rasta ha ragione, ragazzi miei. Vi invito a iscrivervi al suo canale, Alex Restelli Rossonero, veramente un grandissimo YouTuber. Comunque, ha ragione il Rasta, cioè, ma ci stiamo a rendere conto, Maldini, la leggenda, ha detto di no a Çalhanoğlu, e come Diego con la pubblicità, aspetta, hai venduto la nostra centrifuga per coso? E fat buon! Io solo questo so dire in napoletano, perché pur essendo della Campania. Non mi diretto napoletano, non, come direbbero a Roma, non me entra, cioè non c'ho compatibilità, non so, cioè, come potevo dire, non so bono a copiare i napoletani, cioè per me è molto meglio il romano, perché io ho avuto i grandi maestri del cinema romano, cioè per dire, Enzo Sarvi è un cinepanettone, o lasciamo perdere, Nino Manfredi in grande cantante, Vittorio De Sica, cioè regà, io dei de romani ne ho avuti, cioè, maestri, comunque non sta a parlare di me. Chiusa la parentesi, chiuso anche il video. Forza Milan sempre. Maldini, fai un mercato buono per rinforzare i rossoneri, ok? E fanculo Pippa Noglu, ok? Ciao ragazzi.